Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente dopo una lunga attesa sono tornato con i video anche su YouTube. Oggi video molto particolare perché si tratta di un'intervista, di una chiacchierata che ho registrato in una fumetteria di Roma, chiacchierata con Lorenzo Magalotti riguardo il suo nuovo fumetto, Quest, edito da Edizioni BD, che ringrazio innanzitutto per avermi proposto come intervistatore nonostante io faccia cacare in questo. Però è stata una prima esperienza molto molto interessante per me. Ringrazio Lorenzo che è stato super disponibile, veramente un ragazzo super alla mano. Forbidden Planet per averci dato lo spazio per questa intervista. Vi chiedo scusa per la qualità sia video che audio. Devo dire che a livello tecnico è stata una cosa un po' arrangiata. Sicuramente per le prossime volte cercherò di organizzarmi meglio. Nonostante tutto, credo l'intervista sia più che godibile. Fatemi sapere i vostri feedback nei commenti. E buona visione. Siamo da Forbidden Planet per fare l'intervista a Lorenzo Magalotti per l'uscita di Quest. E mi sto cacando sotto. Ci pensi, è assurdo. Fumetto intanto è il tuo primo figlio, è il tuo primo vero e proprio figlio, sì, perché sì, abbiamo sì. Finalmente un'opera di cui sei l'autore unico. Unico, sì. E quindi adesso che trovi davanti, no, nelle fumetterie, trovi così stampato in cartaceo, cosa senti? Qual è la tua sensazione? Cosa sento? Che è troppo blu. No, no, non è vero. Intanto ho fatto un sacco amicizia con Teresa. Questo personaggio qui, perché firma copie giustamente ce l'ho sempre messo davanti, così io vedevi dietro, giustamente. Vedo la mano di quest'altro personaggio che mi rendo conto che ho fatto un errore d'anatomia, però nessuno lo saprà mai, perché non vedo questo video. No, sì, è ovviamente è una soddisfazione veramente veramente grossa, anche e soprattutto per l'edizione, perché l'edizione BD mi ha, diciamo, ti dico regalato, ma non ha regalato, però ha voluto per il fumetto questa edizione che a me piace definire Kanzenbanda, perché sarebbe effettivamente una 15x21 con sovraccoperta addirittura lucida, quindi insomma bellissimo. Sono veramente bella, e considerando che io sono un appassionato di manga da quando c'avevo l'età tua, per dire una cosa vecchia, no? Diciamo prima, però sono un appassionato di manga da tantissimo, vedere che un mio fumetto concepito e realizzato come un manga a livello ovviamente di espedienti non tanto narrativi quanto proprio di disegno, espedienti e tecniche di disegno, vederlo nel formato che lo valorizza al massimo per me è bellissimo, certo. Quindi sì, ovviamente saranno il volume 1, quindi saranno due volumi, sto studiando la copertina del secondo, non la farò più blu, forse arancione, vediamo quello che c'è un po' di contrasto almeno. Sì, sì, facciamo un po' di contrasto e... Sì, comunque trovo che sia veramente un'edizione splendida, e nel senso soltanto non ho fatto l'edizione, posso fare i complimenti. Non stai vantando, no, esatto. No, però è vero, io l'ho apprezzata tantissimo, poi sono fissato queste cose qua dell'edizione, cioè sì. Da avere una cosa lucida ed essere bella, no? Vorrei da avere in collezione. E la reazione pure degli amici, cose, hai fatto vedere il fumetto così stampato? Quindi... Allora, sì, fortunatamente nessuno ha detto sembra un fumetto vero, che sarà quella cosa che si tremendo, dice di bene. Beh, lo è, sai com'è. Sì, tutti quanti sono rimasti comunque impressionati grazie appunto all'edizione, mia madre che tra l'altro forse più tardi ci raggiunge, e che Quest nasce online su Takotun, sì. Su questa piattaforma di webtoon digitale, e ovviamente la lettura è una lettura da cellulare, certo. Quindi una persona come mia mamma che ha, diciamo, un'età, certo. Che sì, non riveleremo, che ha un'età, per lei leggere da cellulare è un po' scomodo per tutta una serie di ragioni, certo. Quindi diciamo la reazione più forte è stata quella da parte di mia madre, che quando l'ha visto in libro finalmente c'è, esatto, esiste, sì. E per lei è stata una fruizione completamente diversa, perché appunto finalmente lo riusciva a ricondurre a una cosa che per lei esisteva, certo, quindi... certo. E poi sì, vabbè, comunque tutti gli amici hanno fatto una bellissima edizione e tutto quanto. Sì, perché poi un penso che sia un bel passaggio, no? Anche perché ci sono tanti lettori che purtroppo magari non si trovano col telefono, non si trovano a leggere, no, certo, certo. Quindi passare al cartaceo vuol dire anche parlare a un nuovo pubblico, io credo. Esatto, sì,
nuovo pubblico hai detto bene, perché molti di chi lo sta comprando non l'ha mai letto online, certo. Quindi mi fa piacere questa cosa, perché vuol dire proprio sto raggiungendo un nuovo pubblico. Ovviamente mi fa piacere pure quando qualcuno l'ha letto online, se lo compra, perché certo. Vuol dire che è vero fan, gli è piaciuto, punto, esatto. Sì. E, però sì, il discorso del cartaceo raggiunge tutto un pubblico diverso, perché io trovo che il digitale sia una di dire il futuro, perché non è una parola troppo forte, comunque sì. Dobbiamo dire un sacco di cose prima, però sia un modo per produrre con costi molto minori, cioè con costi proprio di produzione, perché chiaramente produrre un libro, ma anche produrre un, ecco per esempio un albetto come questo Batman l'impostore, che è un albetto di quante saranno, una quarantina di pagine, è uno spillato, esatto, comunque costa. Mentre invece una storia così, magari più corto di questo, leggerla in digitale e poi appunto avere il volume, sembra fatta apposta questa cosa, il volume che raccoglie tutte le uscite di quella storia, però in un formato comunque è bello da tenere in libreria, c'ha la costina, quindi lo trovi quando lo vai a cercare. Appunto, se si sostituisse questo con qualcosa di digitale, in realtà io trovo che sia la cosa più ragionevole, la cosa certo. più sensata da fare. Il problema, secondo me, al momento è che i device per leggere fumetti in digitale, quali sono? Sono l'iPad, però uno schermo comunque che l'iPad è un tablet qualsiasi, uno schermo che però comunque non è ottimale per leggere. Certo. Il Kindle, peggio me sento per così dire. Quindi secondo me ancora non esiste un device, un dispositivo ottimale per la lettura dei fumetti sì, digitali. Quindi nel momento in cui però avremo quel tipo di tecnologia, ma secondo me la tecnologia già c'è, solo che forse non c'è ancora abbastanza pubblico. Proprio, sì. Esatto, insomma si svolterà questa cosa. Appunto, sì, è vero. Allora, parlando della storia, tu hai definito Quest come un reverse isekai, un video di edizioni BD. Mi è piaciuto come termine, perché il discorso degli isekai è un discorso su cui si è marciato tanto, si sono fatte tante opere. Sì. E quindi qui abbiamo qualcosa effettivamente di molto meno già mangiato, no? Quindi abbiamo qualcosa di nuovo. Come ti è venuta questa idea di portare il contrario, portare quindi il mondo fantasy, il mondo fantastico nella vita ordinaria di un ragazzo ordinario, che poi è il nostro protagonista? In realtà, inizialmente, questo era un isekai, nel senso che il protagonista finiva nel mondo fantasy, però appunto essendo che dopo un po' ho avuto veramente, cioè, una saturazione di questo tipo di prodotti, e soprattutto a questo tipo di prodotti manca molto di antefatto, cioè che ne so, per esempio mi viene da pensare a Sword Art Online, diciamo uno dei primi isekai che sapevo fosse un isekai, cioè sapevo la parola isekai lo guardai, di cui sono un grandissimo fan, con un guilty pleasure che te non immagini, perché Sword Art Online, vabbè. Infatti lo stavo per dire, però sono perfettamente consapevole di tutto ciò che consiste in Sword Art Online. Abbiamo direttamente il mondo fantasy, o come c'è sta il meme del Track Coon, non so se è presente, no? Che c'è sta il personaggio, viene investito da sto legame e si trova nel mondo fantasy. Ecco, a me questo casualità, o peggio, predestinazione del personaggio a finire nel mondo fantasy mi dà molto fastidio, e quindi diciamo che questa prima stagione di Quest nasce come fosse un prologo a un isekai, diciamo così, e quindi del mondo fantasy di cui parliamo noi abbiamo un assaggio inizialmente, no? E quindi, ora per chi l'avrà letto saprà, ma il fumetto inizia con questo rituale che viene fatto dal mondo fantasy, chiamato Parola Deplorevole, in cui c'è un'influenza sul nostro mondo, sul mondo reale. Così facendo noi appunto abbiamo un assaggio del mondo fantasy che entra nel nostro, e con questo assaggio abbiamo dei veri e propri personaggi. I villain vengono dal mondo fantasy. Certo. Mondo fantasy, insomma, poi nel secondo volume verrà molto approfondita questa cosa, ma è chiaro che non arrivino da qualcosa di... Sì, ovviamente. Poi chi ha letto su Takotun, dove il fumetto è già interamente disponibile, quindi tutti e 10 i capitoli del fumetto sono già su Takotun, di cui questi sono i primi 5. Nel prossimo volume saranno i secondi 5, saprà insomma di cosa sto parlando. Sì, infatti questo discorso della predestinazione mi ha fatto sorridere, perché nel fumetto viene specificato che non c'entra niente con la predestinazione, quasi ha preso per il culo del giustamente, perché è ormai una, diciamo, un cavillo di trama che
ha un po' rotto le palle, sì, no? Sì, possiamo dirlo tranquillamente. E quindi ha detto: no, non c'è nessuna predestinazione, solo casualità. Solo casualità. È giusto, esatto. Così. È giusto pure così. Semplice statistica. Esatto, esatto. Sì, 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 sì. E quindi niente, abbiamo questo protagonista che mi è piaciuto tantissimo, mm-hmm. Lo dico, è veramente scritto bene, e, che è Roa appunto, e, che è un personaggio, un ragazzo annoiato un po' dal mondo, un po' che ha una sensibilità tale da riuscire a vedere la cattiveria nelle persone, mm-hmm. Esatto. Infatti lui ha avuto sicuramente un passato traumatico e adesso lui odia un po', no, tutto ciò che ha intorno. Tant'è che poi quando vedremo che passerà all'altro mondo avrà anche un po' un sospiro di sollievo, esatto. Per un attimo prima poi di vivere quelle che sono le avventure. E questo personaggio si è sfaccettato, l'hai preso parte da te? Cioè è qualcosa che hai anche tu o è qualcuno che conosci che hai voluto incanalare nel personaggio oppure è pura sperimentazione? Allora, in realtà sì, è tratto un po', ho preso un po' ispirazione dal mio amico Light Yagami. Ok. No, sto scherzando. Fortunatamente non ho preso niente da me, soprattutto nella sua backstory, sì. Nel suo passato, nella sua vita attuale, perché insomma è parecchio drammatica e anzi ho cercato di calcare molto su questa cosa cercando di non scadere nella parodia, perché comunque possiamo definirlo un moderno Cenerentolo in qualche sì. modo. Però comunque appunto ho cercato di non renderlo una macchietta, un qualcosa di troppo. Quindi sì, c'ha una vita, lui è un sarto, lavora a Parigi e lavora nell'atelier della zia che gestisce questo atelier d'alta moda a Parigi e fa tutta la bassa manovalanza, ma in realtà è pure il più bravo lì dentro ovviamente perché è però disprezzato. E la sua percezione, la sua concezione del mondo appunto deriva molto da questo suo vedere l'oscurità delle persone che scopriamo poi far parte del suo potere, come piace definire il suo potere shonen, cioè sì, in ogni shonen manga hanno questa... L'abilità. Esatto, e lui vede l'oscurità delle persone e poi questo potere sarà anche altro, come poi vedremo. E quindi sì, lui è molto viziato da questa percezione non falsata ma troppo reale, mm-hmm. Perché lui vedendo l'oscurità delle persone è come se uno andasse in giro per strada e vedesse ogni singolo misfatto, ogni singola cattiveria, certo. Che ogni persona ha fatto, che è ovvio che ognuno abbia un piccolo o grande lato oscuro, esatto, i propri peccati, quindi è ovvio che lui viva malissimo per questo motivo qua, certo. Io poi tra l'altro ti ringrazio molto che l'hai trovato ben scritto, perché esatto, essendo proprio il mio primo bambino Quest, la scrittura era quella un po' la più grande scommessa che potessi metterci, insomma, che ho voluto fare, no? Mm-hmm. Sì, perché tu ti sei dedicato sempre molto alle illustrazioni dei fumetti e quindi ti sei buttato anche su questa impresa, che devo dire, per ora io ho letto solo il primo volume, non ho ancora letto i cinque capitoli rimanenti, e infatti aspetto con ansia il volume 2. Uscirà a Lucca, quindi abbastanza presto, meno di un anno di distanza. E quindi devo dire, è stato un bel lavoro sicuramente. Prima infatti mi ho nominato Parigi, l'ambientazione del fumetto, che mi è piaciuta molto intanto, mi è piaciuta l'idea proprio di svolgerlo lì, è un'estetica che io ho sempre apprezzato. E c'è una motivazione del perché hai scelto proprio Parigi, perché hai scelto di piazzare il nostro personaggio in un atelier dove lavora con sua zia poi, oppure è stata anche lì solo un imprinting estetico che gli hai voluto dare? Allora, questa domanda che ovviamente mi fanno spesso, mm-hmm. E mi piace rispondere sinceramente, nel senso all'inizio decisi di ambientarla a Parigi perché in una delle precedenti iterazioni della storia volevamo proporlo in Francia, okay. Quindi era meramente commerciale, certo. La cosa. Quando poi decidemmo di trasformarlo in un webtoon per Tagotun, che è stato la chiavevista di Tagotun, ho mantenuto l'ambientazione parigina perché è piena di posti da poter visualizzare e riconoscere Parigi, in primis la Torre Eiffel, che è fondamentale nella storia. E pure Notre Dame, dove come si vede in copertina ci sta questo cancello Tori particolare. E quindi sì, il fatto che ci siano così tanti monumenti, così tanti posti, vie riconoscibili e non, ma l'atmosfera comunque rimane quella, è una cosa che mi ha aiutato molto, anche perché mi ha aiutato a calarmi nell'atmosfera della storia, per il semplice fatto che essendo un manga, di solito uno vuole fare un manga e dove lo vuole ambientare? Beh, in Giappone. In Giappone. Perché... Però diciamo sarebbe stata
cioè, ho avuto troppo rispetto per il Giappone per ambientarci una cosa. Ci sono stato due volte in Giappone, ma non me la sarei mai sentita di ambientare la storia in Giappone, perché mi mancano troppi riferimenti culturali, certo, per poter essere credibile nel fare una cosa del genere. Contemporaneamente non volevo ambientarla in Italia perché è troppo vicino. Perché è troppo vicino. Quindi okay, non mi sentivo, appunto, come dico sempre, mi sarebbe dispiaciuto disegnare sta cosa, affacciarmi alla finestra e non vedere che succedeva veramente. Certo. No? E quindi diciamo che Parigi, che comunque è una città europea, culturalmente abbastanza vicino a noi, mi sembrava un giusto compromesso per poter avere questa, diciamo, meta quasi esotica rispetto all'Italia, e con appunto tutte una serie di cose riconoscibili, ma che non fosse appunto troppo lontano. Sì, certo, anche perché poi ambientare una cosa in Italia è una cosa che spesso ovviamente nei fumetti italiani certo, c'è, ma ci sta anche, vogliamo, voglio dire, perché ovviamente ambientiamo dove conosciamo la cultura, conosciamo, per carità, però è anche quella è un po' una safe zone, ambienta magari nella sua città, a Roma, a Firenze, di solito vengono queste città qua, ovviamente le più grandi, e un po' stai nella tua comfort zone, così sei anche uscito, sei anche andato su un'ambientazione che è caratteristica quanto può essere una città italiana, ma che ha la sua personalità, il suo fascino diverso da quello che possiamo trovare qui. Assolutamente. E mi hai parlato appunto di Giappone, di ispirazioni, anche prima abbiamo parlato dei manga, sei un grande fan, quindi ci saranno sicuramente delle ispirazioni manga, ma anche fumettistiche generali, che hanno influenzato il processo creativo di questo fumetto. Quali sono le principali, se ne hai di principali? Sì, certo, assolutamente. In realtà mi sono reso conto delle influenze man mano che lo lavoravo. Okay, che, certo, per esempio, dopo che avevo finito la copertina della versione webtoon, ho fatto due copertine, una con i primi tre personaggi, che sono loro due in copertina e Teresa, che abbiamo visto prima, e poi ne ho fatto un'altra aggiungendo gli altri due protagonisti, che sono Declan e Atsuko. Quando ho fatto la prima copertina con i primi tre personaggi, mi sono reso conto che avevamo un personaggio col mantello, un personaggio che era un ragazzino più piccolo e un personaggio con la coda di cavallo. Ho detto, vabbè, questo è Gurren Lagann. Okay. Ho detto, oh no, ho fatto Gurren Lagann, tra l'altro col mantello e la spada, quindi era proprio Gurren Lagann, oh no. E quindi sì, mi sono reso conto che alla fine ci si sono riversate tutte, anche inconsciamente, voglio dire. Sì, no, completamente. E io mi sono reso conto anche che una delle influenze più grandi non è stato un fumetto, ma un videogioco, che è il mio videogioco preferito, che è Kingdom Hearts. Oddio, è il mio videogioco. Sì, è bellissimo, l'avevo visto. Perché mi sono reso conto che quando faccio vedere webcam qua non compare, devo fare così perché bellissimo, altrimenti la coroncina. Sì, appunto, non è solo il mio videogioco preferito, ma la mia cosa preferita, proprio perché si mescola la roba giapponese del JRPG e la Disney, comunque sono due mie grandi passioni. Giocandolo e rigiocandolo mi sono reso conto che una delle cose che mi piaceva di più è questa giocattolosità complessiva. Infatti Kingdom Hearts 3, avendo tipo gli sfondi troppo realistici, mi ha un po' buttato fuori da questa cosa. La grafica PlayStation 2 aiutava molto i primi titoli. Mi piaceva anche che tutte le armi, che ovviamente all'epoca fu perché la Disney non voleva che ci fossero armi vere, serie, però tutte le armi sembrano appunto dei giocattoli, hanno questi design completamente innocui, inoffensivi, assurdi per un'arma, no? Esatto. E quindi mi piaceva che l'estetica di tutto ciò che era fantasy o comunque estraneo al mondo reale avesse quel tipo di sensazione lì. Certo. E quindi sì, io parto ovviamente un sacco di fumetti, perché comunque si tratta di un urban fantasy, e quindi per esempio anche Bleach, essendo inizialmente un urban fantasy, mi è molto influenzato rispetto alla sensazione di combattimenti in strada, queste cose qui, quando all'inizio combatte contro gli Hollow. Certo. E quindi poi vabbè, ci fu Naruto. Che all'epoca, quando scoprì che c'era, impazzì, perché era la mia cosa preferita. Ma vabbè, mentre crescendo l'ho analizzato con altri strumenti. Però sì, diciamo, abbiamo questo minestrone di cose che converge in questo. Certo, ma quello poi è, penso che sia naturale nella vita di tutti gli artisti, metterci tutto quello che ha fatto parte della nostra vita. Poi quando gli artisti hanno dimestichezza, che poi è spesso questa cosa nel mondo nerd, è facile prendere tanto da tutti i media, perché spesso ci sono idee creative incredibili, e poi è importante distinguerle, metterle in un'opera che sia originale, e secondo me questo in questo c'è tranquillamente. Grazie. Perché anche la scelta delle armi mi ha stupito molto, è piaciuta molto, soprattutto che comunque si legano alla vita anche personale, esatto, dei nostri personaggi, e secondo me è molto molto interessante.
Ok, senti, riguardo Quest, quindi adesso avremo 5 capitoli che dovranno uscire nel secondo volume, verso quale direzione ci stiamo spingendo, quindi con, a partire dal primo volume verso il secondo, quindi verso la conclusione di Quest, cosa vedremo che magari non abbiamo visto nel primo volume? Allora, diciamo che questi primi due volumi di Quest sono la prima stagione di Quest, okay, che è una stagione autoconclusiva in qualche modo, con finale aperto, chiaramente, perché sennò non sarebbe una prima stagione, ma sarebbe una serie. Dove ci spingiamo? Beh, qui è come se questo primo volume mettesse semplicemente le carte in tavola, coperte, perché nel secondo volume iniziamo scoprendo queste carte e rimescolandole, o meglio, utilizzandole per combattere tipo il mago nero, tipo Bustina Trix e tutte quelle cose di Yu-Gi-Oh, facendole affrontare, ma soprattutto appunto mescolandole, perché trovo che il mescolare le carte in tavola, se continuiamo ad utilizzare questa metafora, sia molto proprio del finale della prima stagione, okay. Quindi io ho cercato di fare qualcosa che mi sarebbe piaciuto vedere in qualche altra opera. Ci sono degli espedienti che sono stati utilizzati, per esempio in Attacco dei Giganti, che pensavo andassero in una direzione, invece e poi ti fanno il plot, esatto, perché... però io volevo quella direzione lì invece, e quindi ho detto, e se avessero continuato in quella direzione? Cosa che poi in realtà è successa, ovviamente non sto parlando di, non parlo di che cosa, ma chi poi leggerà il fumetto vedrà. Quindi direzione che poi ha preso in realtà l'Attacco dei Giganti, però molto più tardi di quanto invece io pensavo. Certo. Quindi spero che il finale del secondo volume, mentre qui c'è un cliffhanger che trovo abbastanza stranamente, il quinto episodio è a caso, diciamo, c'è questo cliffhanger e è la fine di questo volume, quindi è andato perfetto, quindi immagino tu abbia capito di cosa sta parlando. E, il secondo volume è ancora più grosso, il cliffhanger, sebbene però in realtà è un cliffhanger di un finale aperto, ma la storia è chiusa. Certo, diciamo, quindi io sono molto contento di come... Quindi diciamo, ti diverti anche a cercare di stupire un po', no? Sì, totalmente. Quello che secondo me spacca davvero come cosa, anche perché credo che in questi fumetti, bene o male, oltre l'azione che ovviamente deve piacere, no? Le botte, le sane botte che in questo fumetto ci abbiamo e ci piacciono, e, però ci deve essere anche un po' una trama che ci stupisce, ci incuriosisce, altrimenti poi passa la voglia di andare avanti. No, certo, sì. E in questo fumetto ci sei riuscito, te lo posso dire, da lettore critico a questo punto di vista. Grazie mille. Perché a me facilmente girano le palle quando c'è qualcosa di quello, sapevo che sarebbe andato altrimenti. Quindi in questo ci è riuscito. Quindi niente, dai, ti ringrazio innanzitutto. Grazie e aspettiamo con ansia il secondo volume di Quest. Intanto lo potete leggere Quest in fumetteria al primo volume per quanto riguarda la stampa edizione BD e su Takotun il resto della storia, che intanto è già conclusa appunto questa prima stagione. Io ringrazio appunto Lorenzo Magalotti per essere venuto qui, per aver fatto la chiacchierata con me, e vi invito appunto a leggere il fumetto, lo trovate in tutte le descrizioni, come trovate i social di Lorenzo. Ti ringrazio te, Marco, ovviamente. Io da prima esperienza di intervistatore spero di essere stato decente. È stato esemplare, perfetto, sì. Perfetto, ho fatto scuola di interviste. Allora, sì, okay. Allora vi ringrazio, ciao a tutti.